Adesso vediamo il risultato. In questo caso adesso è uscito meglio, vedete, non si vede troppo quelle strisce, quindi velocità più piccola più esce. E questo adesso è il contenitore da dove è uscito, che se mettiamo cemento possiamo fare i cornici. Ciao a tutti, oggi vi spiego come allungare la macchina fino a un spessore da smisurato 1,50 cm, un metro e mezzo. Per lo spessore di taglio sarà quasi 1,45, perché quelli consuma quasi 2,5 cm. Con filo di 0,4 e una tensione di 61 volt a 4 ampere, il filo diventa rosso, come si vede. Però temperatura di lavoro sarà a una tensione di quasi 42 volt a 3 ampere. Guardate. Deci abbastanza, questa è anche velocità di taglio di CNC. Ricordo che più sarà velocità lenta, più sarà il taglio esce bene. Una velocità di taglio alta tira con sé filo, come si vede in questo caso, vedete? E scritta non uscirà bene. La scritta deve filo essere sempre diritto quando taglia. Per i lavori perfetti, la temperatura e la velocità si deve molta attenzione e con tanti test. Ho cambiato filo, adesso è di 0,3 mm. Adesso il filo la tensione di 61 volt consuma quasi 2 ampere, e molto di meno. Però temperatura è abbastanza per tagliare polistirolo, come si vede. Anzi, ricordo che questa è polistirene, un materiale un po' durissimo. Questo detto, decidete voi che filo usare, di 0,3, di 0,4 o di 0,3 mm. Per prolungare il CNC ho usato una bara cromata da armadio. Io l'ho acquistato da un negozio di ferramenta, una lunghezza di 3 metri, tagliando a due risulta due pezzi di 1,5 metri. Per quelli che vuole più informazioni, approssimativo si chiama bara appendi gli abiti fissa tondo argento, essendo questa qui. A titolo informativo, ce l'ho anche qui un pezzo, li usava a vecchi CNC con tubi. Ha un diametro di approssimativo 18 o 20 mm. Però potete usare anche un tubo di ferro, anche quadrato, esagonale, non importa. L'importante è che è rigido e può entrare bara filettata dentro. Dentro am usato bara filettata di 6. Bara filettata con lunghezza di 2 metri, 1,5 metri non am trovato. Si trova solo la lunghezza di 1 metro. Questa ho usato questo dado lungo per imbinarle. Per quelli che vuole più dettagli, solo con titolo informativo, questo dado si chiama distanziatore esagonale femmina M6 filettata 20 zincate. L'ha inserito dentro e l'ha stretto molto bene per non sfilettarsi quando il CNC è in lavoro. Per la bara che trasmette movimento invece ho usato una bara filettata di 8 mm. Perché non hanno trovato una bara filettata più lunga di 1 metro, hanno usato lo stesso metodo, giuntare con questo dado lungo. Per quelli che vuole i dettagli, con titolo informativo si chiama dado di accoppiamento esagonale 3 centrosi acciaio inossidabile esagono. Però qui, a differenza di sotto, che serve una tensione, qui potete usare anche una bara normale, un diametro esterno di 8 mm.
de aceaio, de aluminiu, come trovate, piena o vota. È importante avere diametro esterno 8 mm perché questi dentati ce l'ha diametro di 8 mm. I CNC venduti più tempo fa hanno queste bare da 5 mm. La parte più difficile, diciamo, sarà questo pezzo con due cuscinetti per tenere bara per non appaggiare. Potete prendere anche un pezzo di legno e date due buchi a diametro di cuscinetto per entrare bara dietro cuscinetto per tenere un po' in questo modo, come si vede. Cinghia montata, vediamo che quando spingiamo il CNC, lui cammina anche dall'altra parte. Perfetto. Ho fatto una prova, ho tagliato una cornice con CNC e questa è rimasto, che pensava che si può mettere il cimento e fare cornice di cimento. Cioè ha messo una lastra di polistirolo con lunghezza di 1,40 e di nuovo una cornice per parete tipo questa, come vedete. Per quelle che vuole tagliare il modello che ho usato io in questo esempio, lo trovate a pagina costicnc.it/photo1 con nome cornice polistirolo per costicnc grandi. Deci, salvate immagine in computer o in mio caso o copio. Faccio clic destra, copia immagine. Mia pagina, come già sapete, da costicnc.it CM8. Prendete immagine, o fate clic destra, incolla. Eu ce luam un spesore de polistirol de 3 cm. Deci 3 cm. Vedem că imaginea are un spesore de 11,4 cm. Și eu reduc-o de acolo a punctul 0.2. Deci punctul 2. Vedem că adesso c'è una spesore de 2,3 mm. 2,3 cm. Deci questa è la nostra immagine. Deci questa sarà il taglio. Mi conecto rapido con la macchina, deci sceglio per questa macchina, sceglio 11200, faccio connect, selectiamo home, facciamo connect e qui deve uscire GBRL 11H for help. Avviciniamo il filo a angolo di polistirolo. Nu proprio angolo, un po' a 2-3 cm. Così. Ho avvicinato filo nu proprio angolo, ho lasciato quasi un centimetro. E altezza diciamo qualche millimetro, non so se si vede. Per essere esatto, tutto il percorso deve essere lo stesso, come si vede. Apriamo il trasformatore. Deci la 61 volt a 2 ampere. Qui mettiamo una velocità di 300, devo fare prima. Deci cambiamo a 300. Perché 500 è troppo veloce. E con buttone uite, o buttone sento machine, macchina comincia a tagliare. Un po' di fumo, vedete che questo fumo è troppo tossico. Ho fatto con velocità 300 e si vede che velocità è troppo alta perché è uscito questi strisci. Adesso facciamo con velocità 200. Deci questa volta mettiamo velocità 200. Ok. Di nuovo abbiamo preparato il filo quasi. E ha lasciato quasi 2-3 mm sopra di
apriamo il corrente. Ok? E cominciamo il taglio. E vediamo adesso come taglia. Vediamo che fa un spessore abbastanza grosso, però è necessario per avere filo tempo per sciogliere polistirolo. Questi tipi di lavoro sono un po' serve pazienza. E già adesso posso chiudere anche il trasformatore, non serve perché lui ritorna sopra. E vediamo che lavoro abbiamo fatto adesso. Aspettiamo per ritornare perché la velocità è un po' lenta. E adesso vediamo il risultato. E in questo caso adesso è uscito meglio, vedete? Non si vede troppo quelle strisce, deci velocità più piccola più esce. E questa adesso è contenitore da dove è uscito. E se mettiamo cemento possiamo fare i cornici. Per tagliare questa cornice possiamo fare anche a mano, deci apriamo e spingiamo verso sotto. Ok, avete visto? Ancora il fumo, state molto attenti a questo fumo, è bene lavorare con una mascherina o qualcosa perché è troppo pericoloso, è cancerogeno. Però questi che ci sono imparati già con questo tipo di lavoro, penso che lo sa. E in questo modo ho tagliato una cornice con una lunghezza di 1,40, così, con macchina taglia polistirolo grande allungata, perché lei è di 75 cm. Però con questi tubi, come vi ho spiegato in video, con questi tubi abbiamo allungato a 1,40 m, 1,45 m circa. Vi ringrazio e vi aspetto con commenti a questo video. Arrivederci.